Un contratto scaduto e mai rinnovato, e come se non bastasse, anche nessuna prospettiva per il futuro. E questa è la condizione in cui versano ormai da mesi lavoratori e lavoratrici della Sanità Service. Nonostante siano stati chiamati a sopperire la carenza di personale nel periodo della pandemia, i cosiddetti eroi, così sono stati definiti, ora si ritrovano a casa dal 1 marzo. È il motivo per il quale l'USB ha indetto uno sciopero con presidio nei pressi dell'ASL di Taranto per essere al fianco di questa categoria che rivendica i suoi diritti. Abbiamo raggiunto lo spazio prospiciente l'ASL di Taranto perché oggi si manifesta. L'Unione Sindacale di base si è riunita qui e noi ci rivolgiamo alla RSA, appunto qui che presiede questa riunione mattinale per capire perché si protesta, quali sono le richieste. Noi abbiamo indetto questo sciopero con presidio a sostegno dei lavoratori Sanità Service che hanno prestato servizio durante tutta l'emergenza Covid. E a scadenza di contratto si sono rivisti praticamente un contratto non rinnovato e dal 28 di febbraio sono a casa, sono disoccupati. Siamo qui perché abbiamo bisogno di risposte concrete da parte del management aziendale della ASL e della politica territoriale, perché comunque è stato preso un impegno nei confronti di questi lavoratori, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di indicazione seria e concreta. Quindi vogliamo ribadire il fatto che questi lavoratori sfruttati durante l'emergenza hanno il diritto di riavere un contratto ed essere stabilizzati finalmente. Nicola Mancarella, precario Sanità Service, quindi diciamo protagonista purtroppo di questa situazione. Sì, noi eravamo i famosi eroi, quelli che durante l'emergenza Covid erano stati chiamati per sopperire alle carenze di personale all'interno dei presidi dell'ASL di Taranto. Terminata l'emergenza, ancora no purtroppo, siamo stati mandati a casa. Da un verbale redatto il 7 dicembre del 2021 l'ASL prendeva l'impegno di far scorrere la graduatoria degli idonei, giustamente dei vincitori del concorso, però parallelamente diceva e c'è anche scritto che avrebbe cercato di risolvere la nostra situazione. Attualmente noi, dopo una proroga scaduta esattamente il 28 febbraio di quest'anno, ancora ad oggi, 25 marzo, noi siamo a casa. Quindi noi oggi siamo qui a protestare con tutti i miei compagni, appunto per chiedere spiegazioni circa la nostra situazione e per vedere effettivamente cosa si può fare di buono per noi. E soprattutto siamo anche qui per capire come le Sanità Service cercano di gestirsi, perché alcune tipo Lecce, tipo Brindisi, stanno stabilizzando e noi ancora siamo fuori. Quindi noi siamo qui oggi per chiedere spiegazioni e saremo qui in presidi continui fino a quando non avremo situazione sulla nostra questione lavorativa.